tutti questi diritti ce li stanno togliendo, ce li stanno sfilando, e mentre ci promettono quello che ci daranno in futuro tra 5 anni, nel frattempo ci tolgono quello che già abbiamo. Io sono in commissione trasporti, poste e telecomunicazioni, vi posso assicurare che questi politicanti di professione, i professionisti della politica, quelli che dovrebbero essere competenti, sono i primi a creare danno. Noi abbiamo fatto dimettere il ministro Lupi, quello che non sapeva distinguere tra un'opera ferroviaria e un'opera stradale, perché se le faceva dettare le cose che doveva dire in trasmissione da Ettore Incalza, ve lo ricordate, il dirigente del Ministero dei Trasporti. Allora, noi possiamo fare una scelta il 31 maggio, dare la possibilità a gente nuova, a gente onesta, a gente che ha le mani libere, di fare il benessere dei cittadini, di entrare nel Consiglio regionale. Una persona del Movimento 5 Stelle che entra in Consiglio regionale è una in meno di loro che entra, e ci stiamo guadagnando la prima volta, perché lasciamo uno di loro a casa. Questa è la realtà, purtroppo. Io vi chiedo di spegnere la televisione, di cominciare a parlare ancora di più rispetto a prima, perché la realtà è quella che noi vediamo con i nostri occhi, parlando con le persone. La televisione dà l'idea completamente diversa della realtà. Volete votare noi? Ci fa molto piacere. Però almeno cominciate a fare un passaggio, a cercare di informarvi. Non accettate passivamente ciò che il sistema vi lascia credere. Quando vi capiterà di vedere Simona, che è di questa città, io non vi dico votate Giuseppe Morelli, no, io vi dico votate Simona Schirinzi il 31 di maggio, perché una persona che a Cellino San Marco ci ha messo la faccia in un periodo in cui poche persone ci volevano mettere la faccia. Lei ha criticato anche un'amministrazione comunale che voi tutti sapete come è andata a finire. Cellino deve dimostrare in questo momento di voler fare un grosso cambiamento. Io penso che i cittadini di Cellino San Marco si vergognano dell'amministrazione comunale che aveva. Che io per avere queste buone parole non ho dovuto spendere 500 euro per una cena, come invece fanno molti. Ora vi presento invece Federica Bellino di Villa Castelli. Ahi. Stiamo constatando che c'è tanta altra gente, devo dire la maggior parte, che è stanca, dice no, io il 31 maggio non andrò a votare, perché tanto tutti i politici sono uguali. Ebbene, come hanno già detto anche gli altri, non è vero che i politici sono tutti uguali, perché i parlamentari del Movimento 5 Stelle ce lo dimostrano ogni giorno che la politica può essere fatta diversamente. Loro hanno già rinunciato a parte del loro stipendio, hanno creato un fondo per le piccole e medie imprese, il loro sostegno, lo faremo anche noi quando andremo in regione. Loro si tagliano, hanno rinunciato ai vitalizi, rinunciano ai rimborsi elettorali, e anche noi in questo momento lo stiamo facendo, perché la nostra campagna elettorale la finanziamo noi, quindi non sono soldi dalle vostre tasche. E poi quello che fanno ogni giorno è salvaguardare i diritti di tutti i cittadini, soprattutto dei più deboli, e quindi di restituire la dignità a ogni singolo cittadino. E questo lo fanno attraverso una proposta che abbiamo rifatto anche noi nel programma regionale, che è il reddito di cittadinanza, che ha come scopo primario appunto quello di restituire la dignità a tutti i cittadini. Come? Sono 680 euro mensili che percepiscono le persone che non hanno un'occupazione, oppure che hanno un reddito che è inferiore alla soglia di povertà. E non c'è la possibilità.
possibilità che ci siano dei furbetti che se ne possano approfittare, perché ci sono tre opportunità di tre proposte di lavoro, alla terza proposta di lavoro rifiutata il reddito viene meno, quindi non c'è assolutamente rischio che qualcuno se ne possa approfittare. Vi verranno sicuramente a dire che non ci sono i soldi per farlo, non è vero, non è assolutamente vero, perché basterebbe che tutti gli altri politici tagliassero lo stipendio come hanno fatto i parlamentari del Movimento 5 Stelle. Basterebbe tagliare quelle che sono le lobby dei giochi d'azzardo o tassare maggiormente quelle che sono le industrie del petrolio. Quindi i soldi ci sono, non fatevi prendere in giro. Ci sono, è un progetto realizzabile e noi quando andremo in regione ci batteremo soprattutto per questo, perché il reddito di cittadinanza è il primo passo per far ripartire l'economia. Volevo precisare che il nostro programma elettorale non ci è stato donato così per qualche grazia particolare, ma è stato stilato da noi, da tanti cittadini che hanno deciso di mettersi a disposizione come noi e di guardarsi intorno e vedere quelle che sono le problematiche reali e cercare insieme una soluzione. Allora io vi dico una cosa. Il 31 maggio è importante andare a votare perché avete e abbiamo il futuro nelle vostre e nelle nostre mani. Quindi o scegliete di essere e continuare complici di chi ogni giorno ci taglia, ci spezza il futuro, oppure scegliamo il cambiamento. Dei ragazzi liberi, quindi non ricattabili, onesti, che si mettono davvero a disposizione per tutti i cittadini. Grazie. Un'altra piccola risposta che vorrei dare è ad una battuta che mi è stata rivolta, ovvero sempre in riferimento al comizio della settimana scorsa, mi è stato detto non c'erano mai pulitoi, vi gioco Movimento 5 Stelle a Bustiano. Eccoli, oggi ve li ho portati, ve li presento, ma non c'era bisogno di portarli perché me lo sono benissimo come io parli, conoscono benissimo Gianluca, Federica e Giuseppe, sanno in cosa consiste il Movimento 5 Stelle, per fortuna sono dei cittadini informati e nel momento in cui un cittadino si informa gli viene automatico votare il Movimento 5 Stelle, questo è poco ma sicuro. Comunque questa piccola critica che mi è stata riferita mi ha fatto un po' pensare che forse evidentemente quando loro fanno i comizi giù non c'è il cittadino normale come siete voi, ma ci sono solo i loro compagni, quindi tutto quel numero di persone che si vedono sotto ai palchi e forse sono solo i loro compagni, semplicemente una piccola conclusione che volevo fare. Vi presento per ultimo Gianluca Bozzetti, e Paolo Mariani non è potuto intervenire oggi perché aveva un altro appuntamento in un altro territorio. Gianluca Bozzetti di Brindisi. Buonasera a tutti, mi ripresento, sono Gianluca Bozzetti di Brindisi e voglio iniziare questo intervento con un aneddoto che secondo me descrive benissimo la situazione attuale, anche dal punto di vista soprattutto politico, e di come i politici attuali continuano a prenderci in giro. Allora io qualche giorno fa, per la prima volta, perché siamo cittadini comuni, sono stato invitato ad una trasmissione in cui dovevo dialogare, quantomeno provare a dialogare, con altri candidati consiglieri di altri partiti. Ce n'era uno in particolare, che non voglio fare il nome. È un greco minuto, che tranquillamente nella migliore delle scuole politiche italiane è passato dall'Alleanza Nazionale all'UDC, ora sta con Emiliano, con una lista popolare per Emiliano. Ecco, lui era e diceva di essere orgoglioso di essere politico e di aver fatto politica per i nostri territori. Lo gridava, lo diceva con forza, io sono orgoglioso. Lui fa politica da quando io avevo 3 anni, già nel 1985 era consigliere comunale di Francavilla, io all'epoca avevo 3 anni, cioè ho 31 anni ora.
quindi lui percepisce e ha percepito il lavoro da politico, diciamo così, come un contratto a tempo indeterminato. Cioè per lui fare politica è un contratto a tempo indeterminato con i cittadini italiani. Cioè noi ci siamo tenuti questo signore sulle spalle per oltre 30 anni e lui di questo era orgoglioso soprattutto perché diceva, quando si parlava dello stipendio che percepiva, diceva no, scusate, lui oggi è attualmente ancora consigliere regionale uscente, io non percepisco 11.000 euro al mese, ne percepisco 8.300-8.400 e c'è una bella differenza, sicuramente non arriva a fine mese, gli ho detto io, questo è poco ma sicuro. E questo è come loro, e gli ho detto anche, lui è orgoglioso, lui è in politica da 30 anni, come diceva Giuseppe prima, voi oggi state meglio o state peggio rispetto a 30 anni fa? Sicuramente state molto peggio, sicuro, come tutti noi, siamo molto peggio, e questo è anche grazie a lui, perché c'è stato lui in consiglio regionale, c'è stato lui come senatore per 15 anni, mica ci siamo stati noi. E questo è per farvi capire come la politica attuale ancora continua a perpetrare la stessa sofferenza, la stessa politica, vogliono continuare, vogliono solo difendere la loro poltrona, diciamo così, per non essere più volgari. Allora, scusate, il 31 maggio abbiamo una possibilità. Abbiamo quella che è stata data a voi anche in quel periodo, cioè di cambiare effettivamente il sistema. Io mi appello a voi, perché molti di noi giovani, questa rivoluzione culturale è iniziata ad essere presente, ad entrare nel sangue, quindi io ve lo chiedo a voi di ricordarvi proprio quel periodo, quel cambio che avete reso possibile grazie appunto ai vostri sforzi, e quella società migliore che si è creata grazie ai vostri sforzi. Noi ci stiamo provando e spero che possiamo avere anche il vostro appoggio, perché poi di questo ne gioveranno anche i vostri nipoti e magari i nostri figli. Grazie.